La campagna per l'Hobbit di cui sono testimonial, a mio avviso è una campagna abbastanza importante, perché gli studi scientifici ci hanno dimostrato che le ragazze tra i 18 e i 25 anni sono, per quanto riguarda il sesso e la protezione di, appunto, della propria intimità, sono del tutto, cioè non sono molto responsabili, in quanto non si proteggono, non si informano, non hanno molte carenze, appunto, anche dal punto di vista informativo. E tra i paesi europei siamo tra i paesi che per quanto riguarda la contraccezione sta ai livelli più bassi. Non so se sono riuscita a spiegarmi con scioltezza, però. E quindi sì, sono stata chiamata per supportare e ho fatto un brano appositamente che ha dei punti, diciamo, che spiega un po' i punti, secondo me, di quello che è importante. Ed ecco, abbiamo voluto diffondere questo messaggio, cioè di vivere la propria intimità, però in primis usando il cervello. Il mio disco, ormai è passato un po' di tempo, è stato un anno magico, sicuramente è volato, non mi sono mai fermata e mi sento molto grata per appunto tutto questo e anche chiaramente la collaborazione con Tiziano, perché da artista underground, diciamo un po' di nicchia, di settore, lui ha visto qualcosa in me e ha voluto produrre appunto il mio disco, ma non solo, ma ha voluto anche fare dei featuring insieme, quindi è stato per me chiaramente un onore e una stupenda esperienza. Sogno, allora, uno l'ho già realizzato, da Tiziano Ferro, il secondo sogno Giorgia, sogno Mengoni, sogno Sarcina, però non glielo dite. Ce ne sono tanti in realtà, ce ne sono tanti, perché abbiamo tanti artisti validissimi e super bravi, quindi la lista è lunga in realtà. Che l'uomo vive attraverso le sfide, dici che sai che ti porterò i guai con la faccia da. Credo di avere un bel rapporto, perché anche se non riesco a rispondere ad ognuno di loro, perché grazie a Dio sono tanti, diciamo, leggo tutto però, e il mio rapporto è così diretto che addirittura, ad esempio, ho da poco fatto una collaborazione a livello di moda con la mia migliore amica e ci siamo ispirati proprio ai miei fan, perché la mini collezione si chiama Alpha Gang, quindi, diciamo, appunto, l'ho menzionato solo per far capire quanto loro per me sono importanti e sono anche il motivo per cui uno riesce ad avere la forza poi per continuare a fare quello che fa, quindi questo è quello che significa per me. Progetti in cantiere, sì, sto scrivendo il mio secondo disco, è ancora in the making, quindi in realtà appunto è ancora tuttora si sta sviluppando ogni giorno di più, spero di registrarlo a breve, proprio forse il prossimo mese, quindi sì, cioè questo è in cantiere, sicuramente qualche data estiva nei festival, poi il tour, non si finisce mai, insomma, di lavorare e fare musica. Un saluto grandissimo ai fan di Urban Week da Baby K, ciao!